quanti miliardi vengono questi ammendati? L'aspetto che mi ha colpito di più sono state le persone. È un bel aspetto perché ognuno aveva una storia diversa da raccontare, per cui riuscire a praticamente connettersi con persone che magari avevano 80 anni, facevano la vendemmia da 40 anni, 45, 50, eccetera, che te la raccontavano in maniera completamente diversa da quello che poteva essere la persona arrivata quell'anno lì, a me ha dato molto, per cui l'ho trovato molto interessante. E lo scatto che sento più mio, in realtà ce n'è uno, ma ce ne sono anche tanti, nel senso che avendo fatto una lettura diversa in digitale più sul territorio, a pellicola più sui volti, faccio fatica a scegliere un unico scatto, però ce ne sono molti, diciamo, di non costruiti a livello proprio analogico, soprattutto nell'ultimo giorno, mi sembra. Con queste persone, penso che avessero avuto 70-80 anni l'una, vederli insieme, che lavoravano insieme da sempre, e il momento in cui o ci hanno mostrato le mani, piuttosto che abbiamo preso i volti di tutti e due, a me ha dato molto, sia a livello personale che fotografico. Filo conduttore, nello scatto ce ne sono stati principalmente due, nel senso, ho fatto sì un 360 di quello che è stato tutto il lavoro, no? Però diciamo che mi sono spinto di più magari alla lettura dei segni del territorio con il digitale, quindi questo ripetersi delle vigne. Mentre filo conduttore a pellicola è stato più un rapporto di primi piani, persone, soprattutto quegli anziani, anche perché allora ho usato comunque uno strumento che era più dell'epoca loro e quindi l'ho trovato più vero in realtà. Le persone del territorio, in realtà, forse per mia fortuna, le ho trovate sempre disponibili. Non avevo mai assaggiato prima il Barbera d'Asti, anche perché in realtà il mondo del vino mi ci sono avvicinato negli ultimi anni, non avevo una cultura così grossa. Soprattutto bevevo principalmente vino bianco prima, venendo da zone dove forte produzione. Diciamo che il Barbera mi ha comunque introdotto un po' anche quello che è il vino rosso, ho iniziato ad apprezzarlo, sarà che ci hanno raccontato mille storie, ce l'hanno fatto assaggiare, ci hanno spiegato un po', no? Però mi è servito a livello personale anche per riuscire ad apprezzare, ad entrare un po' nel mondo del vino rosso. In particolare, chiaramente, il Barbera l'ho potuto conoscere meglio perché comunque andando tutti i giorni nelle cantine, parlando con i produttori, con chi raccoglieva e basta, eccetera, mi hanno fatto anche un po' amare questo vino, no?